Siamo in compagnia del nuovo assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che ringraziamo per la sua disponibilità. E la prima domanda è: dopo 7 anni a Firenze, nella stessa veste, quello degli assessori alla cultura della Giunta Nardella, rientra a Milano, la sua città di fatto. Come si sente e com'è arrivata questa notizia? Come ha preso questa chiamata dal sindaco Beppe Sala? Allora, l'ho presa con un grandissimo entusiasmo ed è il motivo per cui ho accettato subito la proposta del sindaco Sala, una proposta chiaramente seria, fatta nei giorni proprio in cui si componeva la giunta comunale che governerà il secondo mandato del sindaco di Milano. E, beh, 7 anni a Firenze sono stati 7 anni molto rilevanti sia dal punto di vista personale che per le cose che insieme al sindaco Nardella, che ringrazio anche davanti ai vostri telespettatori, abbiamo portato avanti. Insomma, è stata una stagione politica culturale molto intensa che per me ha rappresentato ovviamente un percorso importantissimo. Poi c'è un momento in cui la tua città ti propone, ti chiama, insomma, per amministrare, quindi questo è stato per me motivo di grande orgoglio, di grande entusiasmo nell'entrare in questo nuovo ruolo che inizia oggi e che proseguirà per questo secondo mandato Sala. Ecco, nuovo ruolo che è iniziato di fatto da 20 giorni, 3 settimane più o meno possiamo dire. Quali sono le prime impressioni? Come ha trovato la sua città dopo 7 anni passati a Firenze? Allora, Milano è profondamente cambiata in questo decennio. È una città, io la ritrovo 7 anni dopo, chiaramente ho tenuto un rapporto assolutamente privilegiato con la mia città d'origine, quindi sarebbe assurdo dire che non ho messo piede a Milano per 7 anni, però vivendola con l'intensità con la quale la vive un amministratore, posso dire che in 3 settimane ho trovato una città cambiata. C'è stato un grandissimo investimento per la rigenerazione urbana di alcune arterie della città. Una città come Milano si è aperta allo spunto che nasce anche dal mondo dell'industria creativa, dal mondo della musica, il design. Insomma, ci sono dei luoghi di Milano che oggi sono cambiati e che sono cambiati grazie anche all'intervento di agenti culturali come gruppi di creativi che scelgono per il loro laboratorio, per la loro vita, per la loro residenza, porzioni della città che poi cambiano e diventano più vitali. Questa è la Milano dei 7 anni dopo. Devo dire, mi entusiasma moltissimo far parte da amministratore pubblico, nell'esercizio pubblico dell'amministrazione e dell'attività politica di governo della città. Mi entusiasma moltissimo partecipare ai prossimi 5 anni, ci saranno grandi sfide, una su tutte le Olimpiadi, quindi credo che Milano si esprimerà anche al meglio grazie al lavoro degli operatori, del mondo industriale, del mondo dei professionisti che storicamente abita la città e che oggi trova un entusiasmo ancora maggiore grazie a questa rinnovata veste di una città che cambia. Ecco, abbiamo parlato della Milano del passato, degli ultimi 7 anni, abbiamo dato un'occhiata anche alla Milano del futuro, la Milano del presente, quella che sta cercando di uscire dalla pandemia, da un momento difficile, e il settore della cultura è uno dei più colpiti, penso alle chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema. Quali sono le priorità per aiutare Milano e la cultura milanese a uscire da questo periodo? Il mondo della cultura ha sofferto delle pene amarissime per via della pandemia da coronavirus, è inutile pensare che non sia stato così, l'abbiamo vissuto tutti, sono stati 2 anni difficilissimi, ancora una normalità di pieno esercizio non la si vede in alcuni settori della produzione artistica e culturale. Però Milano è una città che sa reagire, è una città che è conscia ovviamente dei rischi e quindi della prudenza alla quale siamo tutti chiamati, però è una città che sa reagire. Dietro di me ci sono 5 stendardi che raccontano 5 mostre inaugurate proprio all'inizio, in primissime ore del mio mandato, alcune lo erano già, come la mostra di Monet dal Musée Marmottin Monet di Parigi, però abbiamo avuto modo di inaugurare altre 4 mostre che raccontano la capacità di istituzioni civiche della città, quindi che fanno parte del patrimonio civico del Comune di Milano, di reagire, di raccontarsi, di rinnovarsi, di portare grandi protagonisti dell'arte negli ambienti monumentali di Palazzo Reale.
Ecco, lei parla di portare grandi artisti a Milano, si parla di arte, si parla di pittura, scultura, si parla anche di musica volendo. Esiste un tema della ripresa anche della musica live, dei grandi concerti, e su questo punto c'è un tema che è un po' sulla bocca di tutti, per altri motivi, che è lo stadio di San Siro, il Meazza, che rischia di essere abbattuto, non tanto per lo sport ma per quanto riguarda i concerti live. A San Siro, a Meazza, si sono esibiti forse i più grandi artisti della storia della musica mondiale. Perdere il Meazza, se dovesse andare in porto il progetto di Inter e Milan, sarebbe una grossa perdita anche per la cultura a livello simbolico di Milano? Allora, è inevitabile, è inconfutabile il fatto che Stadio San Siro abbia rappresentato un tempio della musica per tantissimi artisti globali. Ci sono vari aspetti da valutare. Io sicuramente lavorerò per far tornare la musica dal vivo anche nei contesti più ampi, perché credo che Milano meriti questo tipo di venues. Che dire, su San Siro, chiaramente, ripeto, è stato un tempio della musica, e perché non pensare che lo possa essere anche nel futuro prossimo. Insomma, questo lo vedremo chiaramente dopo 21 giorni di mandato, di inizio del mio mandato. È presto per fare bilanci e prospettive serie. Insomma, intanto voglio studiare un po' sia l'andamento del quadro nazionale che ho citato, e anche nelle prossime settimane, questo sì, ho degli incontri con gli operatori del settore della musica dal vivo. Poi incontrerò gli organizzatori dei grandi concerti e vedremo un attimo quali sono anche le aspettative, la domanda e l'offerta che di conseguenza vorremmo creare per Milano.